Capaci. Allora, quinto assoluto lo slalom di Laganale, è vicino a Fallara, ma vicino perché sta accarezzando la sua Violetta, ma vicino anche perché è a qualche decimo. Quando lo chiappiamo ad Agostino? Agostino è inchiappabile, però siamo a 3 secondi con lui, 3 o 4 secondi, e sono contentissimo perché la macchina è andata bene, ho risolto dei problemi che aveva le gare scorse, passate, e non mi ha dato le maggiori prestazioni come io ero abituato, diciamo, negli anni precedenti, e questa gara è andata benissimo. Un percorso molto tecnico. Un percorso molto tecnico con dei tornanti molto difficili, molto difficili, però sono stato, insomma, valido, che devo dire, arrivare vicino al mio caro amico fraterno, significa che ho camminato anch'io, dai, e la macchina è andata benissimo, assolutamente, non da dire, sì. Abbiamo risolto. Bene. Un saluto a tutti, alla mia famiglia, ai miei bimbi che mi aspettano a casa. È sempre più contento. È sempre contento. Agostino, preoccupati. No, non è il caso. Assolutamente non si può arrivare male. Grazie Vincenzo. Vince la classe S5, ancora lui, ancora il numero 19, ancora Vincenzo Suraci. Tutte e due ragazzi sui gradoni che li abbiamo messi a fare, questo è terzo, di qua, perfetto. Un applauso ai nostri amici della S5. Allora, dal decimo al primo, decimo agli scacchi, il numero 35, Francesco Crucitti. Nono classificato, il numero 33, Demetrio Frascati. Ottava piazza assoluta per il numero 34, Antonino Germano. Settima posizione per Giorgio Corsaro. Sesta piazza per il numero 21, Claudio Giamboi. Andiamo alla top 5, signori, tempo di una piccola e veloce riorganizzazione interna. Top 5, numero 19, quinto assoluto, Vincenzino Suraci. Quarto classificato, il numero 20, Agostino Fallara. Top 3, signori, podio assoluto, podio basso per l'anziano, per il capitano, per il gran veterano, per il numero 5, Gaetano Piria, che non c'è. Secondo classificato, podio di mezzo, risultato d'onore per il numero 4, Gaetano Rechichi. Unplane, domenica full optional, risultato pieno per il nostro Super Jolly, una promessa già mantenuta del team Piloti per Passione, vincitore della Coppa Calanna Laganati del Challenge Calabria Slalom 2022, il numero 6, Antonino Branca. Un applauso a tutti voi da ovunque veniate, per il tempo, per i chilometri e per la fatica spesa in nostra compagnia. Grazie di cuore a tutti e complimenti. Thank you.